qui in questa finale del torneo San Lazzaro estivo, dove si affrontano gli Avengers, capolista incontrastata nella fase iniziale contro il Lello Boys, squadra che è partita un po' in sordina, poi si è ripresa. Davvero un match di altissimo livello, grandissime individualità, giocatori di esperienza da ambe le parti. Abbiamo Gianluca chiuso la sua prima finale al torneo San Lazzaro, tensione palpabile sul volto del capitano degli Avengers, dall'altra parte ragazzi del Bomber Cerro, anche lui alla prima finale in Serie C, per lui già l'attivo 1 in B con gli Scandal Academy del Prodomo l'anno scorso. Inizia quindi il match, buon calcio a tutti, contenuto anche l'Angel di Ciao Ale. Ciao a tutti, prendo andiamo subito il tappicino con Mancino, ma la gara, buon match. Granata, il mio lungo mi ha bella spetta di destra, per Mirabella, un assist per Scala. Scala in qualche modo con una specie di bunker pallavolistico mette la compagna da servire, alla fine trova Giuliano. Parte Giuliano, pallone che sibila alla sinistra del palo, ancora Ciro a battere il calcio d'angolo, la mette fuori, la botta deviata, il palo, il palo di affinita clamorosa. Ancora laterale, sempre De Maio, la mette morbida, Bocchetti al volo, sembrava Zidane, pallone alto però clamoroso con la canocchia, che schifo. Giuliano la mette morbida per Formato, che di testa si affitta ma la mette alta, tipo Moria. Formato tocca per Giuliano, Giuliano se ne va, Giuliano in mezzo, Punzo colpisce malissimo contro Formato, la botta, Punzo, 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 ancora Punzo, prova col mancino Punzo, il volto del giocatore degli Avengers, palla che colpisce la barriera, poi Punzo allarga per Giuliano, Giuliano ancora per Punzo, spazio per tirare, Punzo! Maida! Dice no! Aspetti, al centro! Di Maio, si gira Di Maio, Giuliano però col fisico della sporca, Di Maio la tiene sulla bandierina, finisce sullo 0-0 il primo tempo. Partita è ricca di emozioni, ma nessuna delle due squadre finora è riuscita a rompere l'equilibrio, vediamo cosa ci offrirà il secondo tempo. Eccoci con due protagonisti del protagonista e mezzo, diciamo, di questo primo tempo della finale in Serie C per il Lello Boys. C'è il portierone Eugenio Maida, che ha tenuto a galla i suoi con un paio di interventi decisivi fino ad ora. Quali sono le impressioni su questo primo tempo? Stiamo giocando bene, avversari giocano bene, si difendono bene, dobbiamo provare tutto. Va bene, no, invece... una partita equilibratissima, sono contento, mi dispiace soltanto che questo infortunio ci luce, te lo spiego anche, come è successo a maggio, siamo fermi un mese, e quando piegavo qua rimaneva così, stessa cosa dire stata l'altra parte, non so se è uno stiramento, una condizione. Adesso chiameremo il medico sociale per avere più informazioni. Non prometto ritorno in campo, però potrei esserci sul finale, dipende da come si entra la partita. Per esatto, no, va bene, neanche per quello, va bene, in bocca al lupo per il secondo tempo. È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, la finale di Serie G, subito Punzo prova a rompere l'equilibrio, match ancora fermo sullo 0-0 tra Lello Boys e Avengers. Giuliano Formato la mette giù, Formato in mezzo a due, Formato, Formato, Formato se ne va, ancora Formato, Formato! Formato! L'incommenza della battuta Granata col mancino, non la tocca nessuno e la tocca invece mira
bella! L'autogol! In verticale ancora! Accompagna Checco! Dare dei mali in destro! La parata di Checco! Ma Cedro parla fuori, Pochetti in destro! Vabbè, che si abbassa, ma non abbastanza! Destro insidiosissimo, sempre Pochetti. Peppe! Per pugno in destro! Maida, con i piedi! Scala sul secondo palo! Formato Granada con il tacco, De Maio l'aggancia, ma il Ciro fuori, lo respinge, ma lavora, prende il Ciro, il colpo di tacco illuminante per Granada, per niente. Prova ad andare, ancora lunga Giuliano, Giuliano prova a saltare, finita Giuliano, Giuliano, il destro, palla fuori, il destro, deviazione, scala contro Ciro, la liscia, poi De Maio, sta contropiede, ancora De Maio, c'è di abbattersi, Bocchetti, prossimo vado, Bocchetti, sopra tutti, Bocchetti, palla del Giuliano. La sterzata di Giuliano che carica il destro! Palla fuori! Davvero non vuole entrare questo Giuliano, si accentra Giuliano, Giuliano fermato! Poi De Maio, De Maio, De Maio, deviazione! Il raddoppio! Teleno Point! Il gol di De Maio! Partita adesso clamorosamente in salita Mega Avengers! Punzo, ancora Punzo, Punzo scivola, Punzo viene fermato, c'è il contropiede, con affido Granada, il gol del 3-0, il sinistro di Giovanni Granada, Granada allarga per Cirro, Cirro la botta, esterno della rete, ma per dietro, bello lo stop, elegante ancora Punzo, cerca spazio Punzo, non lo trova lo spazio, e anche... Bruttissimo qui il fallo di Bocchetti, rosso sacrosanto per lui, intervento direttamente sulla gamba, gamba tesa, non cerca il pallone, Crispino, Crispino, cerca spazio, poi formato, si gira, e lo divora, Giuliano, Giuliano, cambiamo punto, ancora Giuliano. Finisce qui la finale, Lello Boys campioni, vittoria per 3-0. Ecco i festeggiamenti dei protagonisti del match, con tutto il tifo al seguito. Onore agli sconfitti, ma i Lello Boys hanno meritato questa vittoria. Dai, ora ci andiamo solo a fare la preparazione del pistone, vai da lui e da Genio, vai a te due, però ce l'ha trovato, vai. Maida e De Maio sono loro i protagonisti migliori in campo di questa vittoria. Questa finale sofferta, ma alla fine è arrivato punteggio che contava. Siete campioni, quali sono le vostre emozioni dopo questa vittoria? Sinceramente, devo essere sincero, già lo sapevo che vincevamo, non per essere... Come si dice? Dandaiso? Non è... non per essere... bravo. Però già lo sapevo dall'inizio, se giocavamo con la testa... non potevano fare niente contro di noi. Invece Portierone è salvato anche nel secondo tempo. Lui è il mio erede, è il mio erede, lui, lui è il mio erede. Amoroso, soddisfatto, finalmente è arrivata la vittoria in Serie C. Sono tante esperienze. Finalmente. Bomber Cirro. Vabbè, uno dei volti noti di questo torneo, era giusto che anche per lui arrivasse questo momento. Che cazzo, segnati, che ci voleva una dieta di 40 kg per vincere questo torneo. Cioè, giocare e fare. L'importante è vincere. L'importante è partecipare. Complimenti ragazzi, ci vediamo alla premiazione.